A me è piaciuto il suono dell'acquedotto. A me è piaciuto molto anche la scorsa volta il rumore del ruscello, perché quando ha detto di chiudere gli occhi e aprire le orecchie mi sembrava di essere nella giungla. Giungla. E essere Tarzan. Per me è stato molto divertente perché mi sembra che lui si è divertito anche a raccontare le sue emozioni e quelle dei suoi amici. E mi sono divertito. Martina, che secondo me aveva entusiasmo a raccontare le storie e anche se non le aveva vissute, Ah, quella della nave. sì. È stato divertente e interessante perché abbiamo imparato tante cose che non sapevamo. Sì, è stato divertente e mi è piaciuto molto. Istruttivo. Ho conosciuto molte storie nuove. Bello. Emozionante. La storia. Interessato sentire le storie di com'era una volta Volano, di Flavio e suoi amici e Mi è interessata la storia di che a Volano non c'era lavoro una volta e loro dovevano spostarsi in luoghi molto lontani per cercare lavoro. Mi sono interessato perché voglio sapere come si salvava dal naufragio e come ha fatto a prendere un lavoro. Le storie secondo me sono state molto belle e soprattutto quella della nave. Intanto buongiorno a tutti ragazzi, siete della quinta classe? Benissimo. E vorrei cominciare da questa casa. Questa casa è stata la casa di nascita di un mio zio che si chiamava Isidoro Adami. Perché vi dico questo? Questo Isidoro Adami, fratello di mia madre, nel 1927 decise di espatriare e di andare in America, dove già c'erano altri tre fratelli, per trovare lavoro, perché qui lavoro non ce n'era. E allora, col consenso dei suoi genitori, lui si è imbarcato a Genova su una nave che allora era proprio una nave lussuosa e si chiamava Principessa Mafalda. Perché il nome di Principessa Mafalda? Perché era figlia, la seconda figlia del re Vittorio Emanuele III, re d'Italia. Questa nave è una nave lussuosa, la prima e seconda classe era proprio straordinaria, era come un hotel. La terza classe invece era piuttosto misera, ma imbarcavano tanti di quelle persone che si accontentavano anche di quella terza classe. Erano più di 1400 e tanti l'ultimo viaggio che ha fatto. Allora si imbarca il giorno 27, sì, ottobre del 1927, si imbarca su questa nave e procede abbastanza bene fino a 40 miglia marine delle coste del Brasile. E lì succede qualcosa di grave. La nave si ferma, cominciano sussulti, cominciano scoppi sotto coperta, una cosa l'altra. Insomma, questa è durata una giornata. La nave non poteva più andare avanti perché c'erano qualcosa che non permetteva di andare. Poche parole, la nave si è aggravata sempre di più, scoppi, non scoppi. E allora il comandante ha detto, si salvi chi può. Allora sono arrivate delle scialuppe, le scialuppe della nave. Le scialuppe sono quelle piccole barche, barconi, che quando c'è da salvare persone le calano giù sulla superficie dell'acqua, del mare, e lì si mettono su donne e bambini. Addirittura c'erano
dei venditori di tappeti che avevano portato con loro anche i tappeti. Per cui caricavano su queste barche anche i tappeti. E tanti bambini, causa questo peso enorme, bambini si sono annegati, tanti bambini e anche tante mamme. Arriva il momento cruciale, la nave comincia a inclinarsi, si inclina sempre di più. Mio zio Isidoro, che era su, era capace anche di nuotare, per fortuna sua, era sul ponte e vede che la nave ormai sta calando, e dice adesso è finita. Allora, lui con la sigaretta in bocca fumava, perché vedeva tante navi intorno che venivano ad accorrere per aiutare questa gente, come è dovere di tutte queste navi, se non che a un certo punto la nave si inclina proprio tanto, e lui, gridando mamma aiutami, si butta da 20 metri d'altezza della nave e va giù nel mare come altri. C'erano persone anche di Mori, di Pannone, c'erano alcuni trentini con lui. E una volta sotto acqua, cioè è andato giù, poi è risalito, vede l'albero della nave, un albero non so come è grosso, che sta arrivando proprio verso di lui, la nave si inclina e l'albero sta per colpirlo. E lui si è tuffato ancora di più sotto acqua per non prendere, se non che quando è venuto su l'albero, l'ha colpito ugualmente, per fortuna di strisce, se no l'avrebbe ammazzato. E ha preso una botta qui sul fronte e sulla spalla. Allora, tutto sanguinante, ha cercato di nuotare fino alla prima nave che ha trovato e l'hanno tirato su, l'hanno medicato, l'hanno lavato, eccetera. Però era quasi privo di sensi. Si è avvicinato un sacerdote, un frate della nave francese, Mosella, per confessarlo. E lui era in delirio, ha detto, allora sono in pericolo di vita, adesso sto morendo. No? Si è alzato su e ha detto delle parolacce anche a questo frate, l'ha detto senza sapere quello che diceva, perché era in delirio. E dopo, con questa nave, l'hanno portato verso le coste uruguayane dell'Uruguay. E lì, sceso, dopo l'hanno ancora medicato, eccetera, e lì aveva un fratello che è venuto incontro a questo povero disgraziato, e se l'ha portato in casa e ha detto guarda, ti troverò un lavoro io, e così è stato. Dopo un po' di tempo ha trovato un lavoro presso un signore del posto a fare il giardiniere, e poi finalmente si è deciso a scrivere una lettera alla mia mamma, sorella di lui, e la lettera ce l'ho qui, è stata per tanti anni, ce l'ho qui sul libro. È stata per tanti anni in mano della mia mamma, io l'avevo letta ancora da ragazzo, e questa lettera, in questo libro, Antiche strade, so se lo conoscete, qualcuno di voi si lo conosce, ecco, questo Don Giovanni Battista Panizza nacque nella casa dentro, sotto il portico, ed era fratello di mio nonno. Quando lui fu sacerdote e ha visto la miseria di questi contadini, ha pensato bene di fondare, come ho detto prima, le cooperative, le casse rurali e la SAV, anche la Società Agricoltori Valla Garina, nella quale ho lavorato 36 anni anch'io. Ah, cioè, abbiamo un precedente, abbiamo di una cooperativa qui, la nostra cooperativa. Eccolo qua. Si presenti allora, presidente. Io sono Alan Malesardi. Sono stato eletto con sette voti. E il vicepresidente è Aldino Delizio, eletta con 6 voti. Abbiamo fondato la cooperativa per aiutare i ragazzi di Bucarest, i bambini di Padre Giovanni
e l'associazione della PBIMI. Noi così facciamo i soci facendo le tessere. La nostra quota sociale è di 3 euro. Ieri abbiamo finito la cooperativa e abbiamo raccolto 573,80 euro. E cosa facciamo con questi soldi? Che attività avete in mente? Allora, li mandiamo 225 euro, li mandiamo ai bambini di padre Giovanni e 225 sì. E gli altri 225 li mandiamo ai ragazzi di Bucarest e con 123,80 compriamo del materiale per la scuola. I bambini della futura prima classe.